Quello che sto per dire è vero ma incredibile ed è di importanza assoluta per la nostra vita. Sia non voler capire la realtà fregandosene, che capire solo gli aspetti marginali, credendo che siano quelli fondamentali, come l'economia, la politica, come funziona il sistema, signoraggio bancario, scie chimiche, eccetera. Entrambi questi atteggiamenti non fanno i conti con l'oste, perché prima di capire o di non capire la realtà è necessario capire cosa sia la natura di questa esistenza, perché è essa che determina tutti gli eventi con le sue leggi e dà significato a tutto quello che viviamo. Se noi abbiamo un'idea sbagliata della realtà, come possiamo essere certi di vivere nel modo giusto? Nel modo più vantaggioso possibile per ottenere quello che vogliamo. Perché se questa realtà funziona con delle leggi che noi ignoriamo, tutto poi dipende dalla fortuna. Se uno riesce ad ottenere o meno quello che vuole, dipenderebbe solo dal caso. Cioè, se aderisce inconsapevolmente alle leggi reali dell'universo. Vi faccio un esempio. Se la realtà è un mondo esterno della nostra mente, come quasi tutti credono, allora, le cose dipendono da una causalità meccanica, che non dipende dalla nostra volontà. Ma se il mondo che viviamo è un'esperienza materiale creata dalla mente, vuol dire che esiste nel suo dominio e quindi è collegata anche alla nostra volontà, se non altro ad un livello incosciente. E comunque c'è la possibilità di interagire con questo aspetto e quindi di produrre una realtà favorevole a quello che vogliamo. E avete detto niente. Quindi, a seconda di come funziona la realtà, diciamo che noi dovremmo modificare il nostro atteggiamento per ottenere il meglio, per ottenere quello che davvero vogliamo. Anche perché se la realtà è mentale, noi, illudendoci di fare, di agire, semplicemente muovendoci, senza capire che tutto il movimento stesso e il nostro agire è creato dalla nostra mente, allora siamo fregati in partenza, perché non potremo, proprio per una questione di limite tecnico, ontologico, metafisico, non potremo mai ottenere quello che vogliamo, neanche la cosa più banale. E allora, se la realtà è mentale, come io dimostrerò, conviene saperlo, perché altrimenti non avremo l'atteggiamento mentale che è l'unica cosa che permette di ottenere tutto quello che vorremmo. Allora, si dimostra in due punti. Innanzitutto dimostrare che quello che ci sta davanti non è direttamente un mondo fisico, per come lo crede il senso comune, ma è una rappresentazione. Poi bisogna dimostrare che la rappresentazione che ci sta davanti è direttamente un mondo fisico e che quindi non ha senso credere che fuori da questo mondo fisico ci sia il vero mondo fisico esterno dalla mente. Bene, allora, punto numero uno si dimostra facilmente. Anzi, è già dimostrato, l'hanno già dimostrato i più grandi pensatori, filosofi e scienziati che hanno studiato l'ambito della percezione sensoriale. Il daltonismo e la diplopia dimostrano che quello che stiamo direttamente guardando davanti a noi, attorno a noi, di cui fa parte anche il proprio corpo percepito, è una nostra totale rappresentazione. Anche perché nel modello materialistico che io sto dimostrando essere sbagliato, si crede che la mente sia qua dentro, ma dentro la testa non c'è il mondo fisico. La mente non può avere fuori da sé i suoi processi. La percezione è un processo mentale. E quindi la percezione avverrebbe dentro la testa se la mente è circoscritta solo qua dentro. La percezione non può uscire fuori da sé in questo caso. E anche il suo contenuto non può essere esterno dalla mente, ma deve essere interno. E quindi dentro il cervello non c'è il mondo fisico. E allora vuol dire che, a maggior ragione, vuol dire che se questo modello fosse vero, quello che noi stiamo direttamente guardando non può essere il mondo fisico, ma una rappresentazione. Però il problema è che, stando dentro il cervello,
questa rappresentazione dovrebbe essere immateriale, fatta di niente, un mero vissuto astratto, psichico, impalpabile. E questo è quello che dimostrerò essere falso, rifacendomi a un'evidente sensibilità, se possiamo dire così. Allora, non è possibile ridurre questa rappresentazione agli elettroni che stanno nel cervello, perché è evidente che i colori, le forme, la consistenza, l'estensione spaziale che viviamo in prima persona non sono elettroni in movimento. È evidentissimo, non c'è neanche bisogno di doverlo spiegare. Gli elettroni in movimento sono onde che si muovono. Noi stiamo avendo esperienza non di onde che si muovono, ma di colori, forme. È uno spazio esteso in cui ci muoviamo. Queste sono le cose che stiamo sperimentando e queste cose non è possibile che siano elettroni in movimento. Tra l'altro, dentro il cervello non c'è uno schermo che potrebbe proiettare le immagini. In un monitor, in un cellulare, in una televisione c'è un monitor dove c'è un riscontro oggettivo dell'immagine che viene proiettata. E l'immagine che sta nel monitor esiste fisicamente solo sul monitor. Non è che esiste in chissà quale forma nel computer. Nel computer ci stanno solo circuiti, componenti, elettricità che poi viene trasportata nei cavi del monitor e da lì poi vengono proiettate le immagini che fisicamente esistono solo nello schermo, però. E sono fatte da pixel, da quello che vi pare, insomma, ma fisicamente e realmente l'immagine quella è, non è che esiste in chissà quale forma dentro il computer. Ecco, nel cervello non c'è tutto questo e non c'è ovviamente un'immagine oggettivamente osservabile dagli altri. Se noi apriamo la testa di una persona, oltre a non vedergli dentro il cervello alcuno schermo, non ci vediamo niente di quello che starebbe percependo, non ci vediamo i colori, le forme, le immagini, lo spazio che sperimenta o che sogna, perché vale anche per i sogni, o che immagina. Però noi questa roba che chiamiamo rappresentazione e che quasi tutti abbiamo scambiato per un mondo esterno, non sembra niente, lo abbiamo scambiato per un mondo fisico, che poi in realtà questa rappresentazione mi dimostra che è un mondo fisico. Però, essendo una rappresentazione in mondo fisico, vuol dire che è creato dalla mente, quindi cambia proprio tutta l'idea che abbiamo della realtà e della vita. Quello è il problema. Però ci sono anche delle tradizioni orientali a cui io non è che ho fatto, diciamo, non è che ne ho fatto la base della mia indagine, l'ho scoperto dopo. È stato un riscontro che ha dato maggiore, anche se non era più necessaria, sicurezza in quello che sto affermando. Allora, qui, tra l'altro, il fatto stesso che noi sogniamo, è un ulteriore indizio che la rappresentazione è di natura mentale, quello che viviamo è sempre una rappresentazione. Anche perché se noi sogniamo una persona o la nostra casa, e poi le vediamo tale e quale queste cose da svegli. Com'è possibile che la casa che viviamo da svegli sia un mondo esterno e quando la sogniamo sia un vissuto psichico immateriale dentro la testa? Quando poi hanno le stesse caratteristiche, com'è possibile? È come dire che il fuoco e il ghiaccio sono la stessa cosa. È come dire che il bicchiere pieno e il bicchiere vuoto sono la stessa cosa. È come dire che lo spazio e un punto sono la stessa cosa. È come dire che un triangolo è un quadrato. Com'è possibile che due cose siano identiche quando la prima è ritenuta essere veramente estesa, solida, colorata e la seconda è ritenuta essere una cosa immateriale che non ha né estensione, né colore, né forma, però noi le percepiamo ugualmente in essa. Sto parlando in questo secondo caso del sonno. E allora, già questo da solo dovrebbe dimostrare tutto quello che ho detto. Rimetteteci in mezzo il daltonismo e la diplopia e si capisce. Non voglio, ho scritto un libro in merito, però non voglio continuare su questo aspetto. Dopo aver dimostrato in maniera inconfutabile che quello che stiamo percependo, di cui fa parte anche il proprio corpo percepito, è una rappresentazione, dimostrerò
che questa rappresentazione è un mondo fisico e che non è possibile che fuori da essa ci sia un altro mondo fisico. Fuori ci sta un mondo, ma non è fisico, è il mondo fatto da idee e informazioni, ma ci arriviamo tra poco. Allora, perché questo che ci sta davanti è direttamente un mondo fisico? Ora uso uno strumento di filosofia che è il principio di evidenza di Husserl, che dice: è evidente, è tutto ciò che viviamo in prima persona, in maniera immediata, senza doverci riflettere. E il contenuto della nostra percezione appare immediatamente esteso, solido, colorato, senza che ci dobbiamo pensare. E allora, vuol dire, almeno nel momento presente in cui noi abbiamo esperienza di questa rappresentazione, essa è veramente solida, colorata, estesa e consistente. Quindi è un mondo fisico perché queste sono le caratteristiche della materialità. La materialità è estensione dello spazio, consistenza, forma e colore. Tutte qualità sensibili che sono congiunte l'una con l'altra. E allora che succede? Che questa rappresentazione, essendo veramente così nel momento in cui la percepiamo, non può essere una simulazione irreale del vero mondo fisico, non può essere un contenuto astratto immateriale creato dentro il cervello, perché questa sarebbe l'unica soluzione per salvare il maledetto materialismo scientifico, che ritiene che la mente sia qua dentro e quindi se la mente è dentro il cervello, questa rappresentazione non può essere materiale, ma deve essere un contenuto immateriale dentro la testa, anche perché non può coincidere con gli elettroni. E anche perché delle immagini che noi avremmo dentro il cervello non c'è nessun riscontro, anche perché non c'è un monitor dove vengano proiettate. E allora, è assurdo ancora credere che la mente